Questi titoli li hai conseguiti anche grazie alla nostra tecnologia. Certo, Giustamente. infatti lo indosso anche in questo momento. Sono emozionato perché sono qui con Maglio Moro, uno degli atleti della Zalf, il secondo anno in Zalf. Esatto. E la cosa bella è che è coinciso il tuo arrivo in Zalf col mio arrivo in Zalf, perché in realtà Zalf usa Topech è partner tecnico e sponsor della Zalf proprio dall'anno scorso, quando sei arrivato anche tu, quindi abbiamo iniziato insieme. Esatto, abbiamo iniziato assieme. La carriera in ambito in Zalf. Ciclistico. Esatto. Bene. E sono veramente contento di averti qua e ti abbiamo fatto, lui è molto umile, ma l'abbiamo fatto vestire le medaglie perché vogliamo che ci racconti i suoi ultimi successi, perché Maglio è un talento straordinario, è un atleta che lavora duro, intensamente, ma mai come quest'anno tutti i suoi impegni, tutti i suoi sacrifici hanno avuto successo con il titolo europeo, con un secondo posto in nazionale. Al titolo per il titolo mondiale. Sì. Raccontaci questi successi, queste medaglie che indossi. Allora, partiamo da questa, che forse è, questo qua è stato il sogno più grande che avevo, quindi l'oro nell'inseguimento a squadre all'europeo era una cosa che veramente la cercavo da molto. Questi due ultimi due anni ci siamo sempre andati vicino, perché abbiamo fatto due bronzi. Però quest'anno invece siamo andati là molto motivati, sapevamo che potevamo fare bene e infatti è andato così, quindi sono veramente contento. Che è anche la maglietta che indossi. Esatto, questa magliettina qui, è molto molto bella. Da tutte le europee. E questa qui è il bronzo, sempre agli europei under, e questo nell'inseguimento individuale. Purtroppo anche qua è una cosa che ci provo molto, è da 3 anni che faccio sempre bronzo, ormai di bronzi a casa ne ho tantissimi. Ho fatto sempre bronzo, però dai, comunque sempre un bronzo, un europeo, e speriamo il prossimo anno di passare a questo colore qua, che è molto più bello. Poi questo qui invece è sempre bronzo nell'inseguimento individuale, però questo è l'europeo elite, quindi non più nella categoria under 23. Qui ci sono i migliori, non c'è limite di età, quindi questo qua si può considerare comunque un europeo con i grandi, con tutti. E poi questa, l'ultima, quella più recente, forse la più inaspettata di tutte, perché ero già contento di partecipare, di essere lì, e quindi appunto come ho detto devo ancora realizzarlo, ecco, mi sono trovato questa medaglia al collo, non so nemmeno io come, però veramente sono contento, è un'emozione assurda. L'Italia ha gioito con voi perché è stato un risultato straordinario. Sì, certo, appunto come ha detto lui. Purtroppo per non passare, per passare a loro sono mancati quei due decimi, però dai, su due decimi che però mi hanno tolto loro, però dai, comunque sono contento. Motivo in più per pensare di... Esatto, dai, ci dà più motivazione per l'anno prossimo e per una futura Olimpiade, speriamo, quindi sì. Ci sono solo due decimi da migliorare, sì. Sembra esatto. A dirlo così... Due decimi sembrano pochi, ma no, in realtà sono pochi, dai, infine... È proprio stato un balzo di ciglia. Bene, senti una cosa, questi titoli li hai conseguiti anche grazie alla nostra tecnologia. Certo, infatti lo indosso anche in questo momento. E lo sport. Però usi anche il Pro. Anche i Pro. Sì. Sì, di sicuro li ho utilizzati anche durante il mondiale, mi hanno aiutato molto anche sulla fase di recupero, perché facendo anche più di una prova al giorno serve molto recuperare, appunto anche al mondiale nel quartetto abbiamo fatto una prova la mattina e una prova al pomeriggio, quindi anche se sono 4 minuti, ma 4 minuti a tutta sono difficili da recuperare, e di sicuro avere qualcosa che ti aiuta è solo un vantaggio, ecco. Bene, mi fa molto piacere, e sono 2 anni... Che li porti. Esatto, sono due anni che li usi regolarmente, sì. E li porti sempre, io lo so, ma giusto chi ci sta vedendo, li porti sempre negli stessi punti o ci sono degli schemi che cambi? No, ci sono degli schemi che cambio quando faccio l'attività, quindi durante l'attività, e invece sono dei punti in cui utilizzo quando recupero, ecco. Quali sono i punti che usi durante l'attività? Durante l'attività rispetto al recupero li cambio. Di solito quando recupero li utilizzo sopra il piede, invece quando faccio attività li metto sotto, su un punto in cui non so come si chiami, però Rene 1 li utilizzo, ecco. Invece questi punti qua li lascio fissi. I punti di connessione, esatto. Per il riequilibrio
per equilibrio di gioco. Esatto. E sono contento, staresti mai, cioè, se adesso io ti dicessi questi top patch scadono e smettiamo di produrli? Sarei triste. Cosa consiglieresti a gli altri atleti che ancora non usano questa tecnologia? Cosa gli diresti? Come se tu dovessi fare proprio uno spot. Preparati una frase d'effetto, fai uno spot pubblicitario per Tau Patch. Beh, di sicuro gli direi di provarli, perché appunto provare una cosa che ti dà dei vantaggi è da stupidi non provarlo, ecco. Il campione dice provateli. Provateli. Maglio, raccontaci qualche, cioè, com'è stata questa avventura del campionato mondiale con la nazionale, e raccontaci qualche aneddoto fuori onda, cioè quello che noi non potevamo vedere dalle telecamere. Beh, allora, di sicuro una delle cose che mi ha un po' destabilizzato di sicuro è il fatto di aver dovuto cambiare il manubrio prima di partire, perché allora ci sono in pratica delle limitazioni in base all'altezza, se sei sopra 1,90 m o sotto 1,90 m. Io nell'ultimo periodo mi sono sempre allenato con il manubrio adattato alle persone sopra 1,90 m, quindi avevo preso una certa posizione, una certa confidenza nel guidare la bicicletta, che è molto importante, ma ritenere le traiettorie, perché sembra di no, ma anche quei due decimi variano molto, bisogna limare molto le traiettorie, fare la traiettoria giusta, e quindi diciamo che io mi ero sempre allenato con questo manubrio. Dopo 5 minuti prima di partire i giudici mi chiamano lì, mi misurano e sono 2 mm più basso, e quindi mi hanno detto: guarda, non puoi più usare quel manubrio. E come mai te l'hai abbassato? Non lo so, avevo il body, che comunque è un body stretto, quindi mi tirava, era un po' tutto piegato, poi comunque dopo riscaldamento magari era un po' più compresso, non lo so, quindi avevo quei 2 mm in meno, non mi ha lasciato passare, quindi ho dovuto correre la qualifica, la semifinale, con un altro manubrio, con un manubrio che non avevo mai provato, quindi già avevo l'ansia alle stelle, perché comunque essere lì con loro ero già proprio veramente in tensione. In più, con questo inconveniente, non è stato semplice, ecco. Poi i tecnici... Fondamentale, cioè, come descriveresti l'emozione che hai provato nel passare da esserti allenato sempre con una certa posizione e montare la prima volta, tra l'altro per fare una gara, col manubrio diverso? Come ti sentivi? Ero veramente in ansia, perché non sapevo come guidare la bicicletta, perché ci vuole confidenza su queste cose, e appunto la posizione in posizione in bicicletta è una delle cose più fondamentali, sia per l'aerodinamica e sia anche, appunto, come ho detto prima, guidare la bici, fare le linee giuste può essere decisivo. E poi appunto io ero lì pronto a partire, vedevo tutti i meccanici agitati, destra, sinistra, prendevano le chiavi per smontare il manubrio, e io ero proprio in tensione. Infatti c'erano i miei compagni di quartetto che mi dicevano: guardami me, non guardare loro, stai tranquillo. E gli dicevo sì, però in realtà non ero tranquillo per niente. Però dai, dopo, quando i primi giri sono stato un po' difficile capire come impugnare il manubrio e la posizione. Però dai, o facevo così o non potevo fare altro, ecco. Lo scherzo è durato poco, grazie al cielo, perché poi... Poi appunto per la finale siamo riusciti a farmi rimisurare, e sono andato vestito normale e appunto ero sopra il 1,90 m, quindi per la finale sono riuscito a ritornare al mio manubrio, ecco, che ho sempre utilizzato nell'ultimo periodo. Che altro ci vuoi raccontare che del dietro le quinte? Beh, dietro le quinte cosa posso dire? Beh, che c'è un ambiente veramente stupendo. Cioè, finito il mondiale, dovevo tornare a casa il giorno dopo, ma in realtà gli ho chiesto alla nazionale se mi potevano tenere lì fino alla fine, perché è veramente un ambiente stupendo, mi diverto un sacco a stare con loro, e quindi appunto non volevo andare a casa, volevo rimanere lì con loro, quindi gli ho chiesto se mi potevano tenere fino alla fine, è stato così, ecco. Avete festeggiato? Abbiamo festeggiato, molto. Ve lo meritate. Maglio, io spero che userai Tau Patch per tutta la vita, che ti vedremo sempre qui a fare i controlli o in qualunque posto del mondo vorrai, e ti faccio il mio più grande in bocca al lupo. Grazie mille, grazie a voi.